Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Come tutti sapete, la Fiat Punto ha ricevuto 0 stelle sul test Euro NCAP. Avevo già fatto un video che probabilmente rimuoverò perché era molto spiegativo e non andava nel dettaglio. Allora, questa qua è il PDF dei risultati del test. Come vediamo, abbiamo il 51% di protezione per gli adulti occupanti, il 43% per i bambini, il 52% per i pedoni e vabbè, 0% per l'assistenza alla strada. Qui abbiamo tutte le caratteristiche, quello che ci dà di serie la Fiat Punto, in questo caso è la versione 2012, e ci dice che abbiamo un frontal airbag per il passeggero e per il guidatore, niente dietro. Abbiamo vabbè, le cinture, non abbiamo l'airbag laterale e poi a pagamento si possono mettere gli altri tipi di airbag. Abbiamo gli attacchi ISOFIX solo nel posteriore, non abbiamo il CRS, abbiamo la possibilità di disattivare quello del passeggero e abbiamo il cicalino che ci ricorda della cintura non allacciata. Vedete anche qui abbiamo tutte queste cose qua assenti. Allora, andiamo a vedere il dettaglio. Eccoci qua sulla nostra Fiat Punto. Questo è quello che vi ho accennato. Qui abbiamo le specifiche della nostra Punto. Vedete, infatti il 51% è stato dato da queste danni qui al conducente. Qui abbiamo la barriera deformabile dissastrata frontale. Il passeggero, i punti arancioni sono quelli più a rischio, dove il rosso è insufficiente, dove il marrone, come in questo caso, è scarsa. Vedete che abbiamo il rischio sulle gambe, sia del conducente che del passeggero, il torace e il resto più o meno è adeguato. Per quanto riguarda il frontale su tutta la larghezza, abbiamo il rischio per il passeggero posteriore sulla parte del petto e un po' per il guidatore, sempre sul petto e la testa del passeggero. In impatto laterale abbiamo il danno, può essere fatto nella parte centrale. In caso di tamponamento, il colpo di frusta ha ricevuto 0,8. Infatti, vedete che sia sul sedile anteriore che posteriore è molto alto, c'è molto rischio. IB non è disponibile. Andiamo ad aprire l'altra schermata degli occupanti e dei bambini. In questo caso, abbiamo l'impatto frontale, i bambini sono abbastanza protetti se non il collo del ragazzino sul sedile posteriore e la parte del busto del ragazzino sul sediolino. In caso di impatto laterale abbiamo grossi danni alla testa e soprattutto danni pericolosissimi, importanti, sul busto del ragazzo. Andiamo poi sui pedoni, calcolando. Allora, i pedoni, se prendono questa parte qui, è insufficiente. Qui abbiamo una parte buona, dove abbiamo sopra i fendinebbia, dove ci sono le frecce, è adeguata. La parte che rimane quella più pericolosa è questa qua, tra il vetro e il cofano. In questo caso abbiamo 0 punti perché non ci sono i sensori come limitatore di velocità e il sistema SBR. Andiamo a prendere invece il test Euro NCAP della prima Fiat Punto, la grande Punto. Non era dettagliato come questo, però come vedete occupanti adulti era 5 stelle, per i bambini era 3 e per i pedoni 3. E quindi vi salta l'occhio che qualcosina in termini di prestazione di qualità
stata persa con gli anni. Queste sono le foto del test. Vedete? Questa è la punto nuova. E questa è la vecchia. Apriamo il PDF, magari ci dà più istruzioni. Eccolo qua. Vedete, in questo caso avevamo pochi danni per chi guidava, c'erano un po' più danni per i pedoni, e non ci specifica tantissimi dettagli. Vedete, lo score era di 33 sugli occupanti, contro, vabbè, in questo caso sono due valute diverse. Niente, questi sono i risultati della Fiat Punto che vi ho fatto analizzare in maniera un po' più dettagliata per quanto non sia espertissimo di questi dati. E niente, sta a voi decidere se comprarlo o no, perché comunque è una macchina che sul mercato da 2005 sono 15 anni più o meno, e probabilmente uscirà di listino, verrà regalata, però calcolate che c'è, rispetto a macchine nuove, c'è più rischio di farsi male, soprattutto di far male ai nostri bambini. Questo è tutto, scrivete nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo nel prossimo video. Un salutone!